Amici Miki di Endo Channel, ben ritrovati nella rubrica Sci, dedicata a sport, health and experience, nella quale ogni volta vi do tanti consigli utili, tanti consigli pratici per vivere in maniera attiva e all'insegna della buona salute. Anche oggi siamo con la dottoressa Alessandra Visconti, che ci spiegherà come utilizzare la nostra attività sportiva per vivere al meglio, per sentirci bene e per raggiungere i nostri obiettivi. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di autostima e autoefficacia, due concetti importantissimi che ci spiegherà benissimo Alessandra tra poco. Venite! Volkswagen. Alessandra Visconti, ben ritrovata. Grazie. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di motivazione al cambiamento e come approcciarsi in modo corretto all'attività sportiva. Abbiamo sviluppato dei concetti importanti, però la strada è ancora lunga, dobbiamo sviluppare altrettanti. Oggi di cosa ci parli? Oggi parliamo di autostima e autoefficacia. Mi piacciono. Altri concetti importantissimi per gli sportivi e non, ma anche nella vita normale. Spieghiamoli bene. Allora, partiamo dal presupposto che l'autostima è un concetto a 360 gradi. Tu ti puoi stimare come persona per i valori che hai, per il tuo stile di vita, per quello che ti poni come obiettivi, e quindi è un concetto molto generale, molto generico. E l'autoefficacia invece è una cosa diversa? L'autoefficacia sembra la stessa cosa, ma no. L'avevamo accennato nell'altra puntata, però è un concetto specifico. Quindi è quanto tu ti senti brava, è capace a fare una determinata cosa. E ti dà questa bella sensazione, no? Mamma mia, come sono brava a fare sta cosa! Sì, anche la soddisfazione, no? Cioè, sono brava a fare questa cosa qua, questo sport, questo lavoro, quello che vuoi. Come applichiamo questi due concetti all'attività sportiva, ma appunto anche alla vita di tutti i giorni? Perché lo sport è solo una nicchia, ma anche nella vita di tutti i giorni tutte queste cose che si fanno nello sport vanno affrontate. Gli stessi problemi. Assolutamente sì, lo sport è una scuola di vita, proprio. Quindi quello che fai nello sport è lo specchio di quello che poi farai nella vita. Allora, possiamo prendere in considerazione un modello e ci sono quattro fattori, diciamo così. Sì. L'esperienza diretta, direi di partire da qua. L'esperienza diretta è quando tu fai una cosa e ti senti capace perché l'hai già fatta, quella cosa lì. Ti è riuscita, magari un salto mortale, piuttosto che un certo tempo, piuttosto che qualsiasi cosa. O vincere una gara particolarmente prestigiosa, l'ho fatto una volta. L'hai fatto tu, puoi rifarlo. Se l'hai fatto... è possibile. Sono riuscita, quindi lo posso rifare. Assolutamente. Grazie a Sci stiamo scoprendo l'importanza di avere abitudini sane. Ma come farlo quotidianamente? Io uso LiveWell, l'app che mi aiuta a rimanere in salute. Come? Con tracciamento degli obiettivi, meditazioni guidate, sfide virtuali di fitness e molto altro ancora. Scarica l'app dal link nella descrizione o dal QR code in sovraimpressione. Clicca su Crea Account. Sblocca l'accesso esclusivo inserendo il codice di attivazione, gratuito per gli utenti Endo. LiveWell ti aiuta a vivere bene. Poi c'è l'esperienza vicaria, che è quella cosa che tu vedi fare agli altri. Ad esempio, vedi un atleta che fa un determinato record o un determinato esercizio, un movimento. Allora è possibile farlo. E tu non l'hai mai fatto? Tu non l'hai mai fatto. Una cosa che non hai mai raggiunto. Ma se lo vedi fare da qualcun altro, lo puoi fare anche tu. Puoi vedere che è possibile farlo. Quindi l'esperienza vicaria mi porta a raggiungere un obiettivo o a fare un'azione che non mi era mai riuscita prima. Assolutamente. Prendi ad esempio i record del mondo, ad esempio, no? Non sempre, ma spesso, quando un atleta riesce a fare quel record lì, nelle gare successive è più facile che altri atleti lo facciano. Beh, nelle ultime Olimpiadi diciamo che i record non sono mancati. Assolutamente sì. Quindi si alza l'asticella e gli altri vedono che è possibile farla quella cosa lì e quindi si sentiranno più capaci di farla. Però per ottenere questo obiettivo che ci siamo prefissati, c'è un altro concetto importantissimo che... L'attivazione è il terzo fattore. E lo so bene, appunto, essendo stato allenatore, so bene che l'attivazione, soprattutto prima di una gara, ti fa fare la differenza, ti fa vincere o meno. Esattamente, se sei troppo moscio, tra virgolette, se sei troppo scarico, quindi l'attivazione non è in quel range ideale per competere, farai fatica a fare qualcosa di utile e di soddisfacente. Parti e sei mezzo così, ma sì, dai, l'attivazione non è adeguata. Stessa cosa se l'attivazione è troppo alta, quindi sei... Oggi spacco tutto. Esatto.
spacco il cambio. Magari un salto mortale non riesci a farlo né se sei troppo basso di attivazione né se sei troppo alto, perché magari spingi troppo e non riesci a farlo, poi cadi. Quindi come riusciamo a trovare anche qua questo equilibrio? Non è facile. Non è facile trovare il range ottimale. Possiamo metterci il quarto fattore, che è la persuasione. Magari un allenatore che ti dice che sei capace di fare quella lì, ti convince che è fattibile, che ci crede in te. Anche tu stesso sentirti competente e dire ok, ce la posso fare, quindi la persuasione ti permette di sentirti più capace di fare qualcosa. Questo anche nel percorso di avvicinamento, non solo nel momento che precede la partenza. Quindi assolutamente. La persuasione è un concetto che è molto importante, che un allenatore deve conoscere molto bene. Cioè, far capire all'atleta che lo può fare, che ce la può fare, anche risultati alla mano, numeri alla mano. Certo. Cambia completamente l'atteggiamento. Fargli capire che è un obiettivo che lui può raggiungere e che ce la può fare. Ripartiamo dagli effetti negativi di un'autoefficacia bassa. Ti faccio l'esempio del mio sport, l'orientamento. C'è qualcuno che non sa benissimo leggere le cartine, ma è fortissimo fisicamente, quindi ha una gamba strepitosa, ma sa che poi quando c'è da prendere la cartina non è proprio un drago. Avrà degli effetti negativi di autoefficacia bassa in questo caso? Assolutamente sì, perché in quel caso lì penserà che gli altri suoi avversari saranno bravissimi a leggere quella cartina lì e quindi lui si sentirà un fallito. L'altro effetto negativo appunto è interpretare questa poca capacità a livello personale. Quindi sono uno sfigato, sono un fallito, non riuscirò mai a fare niente. Trasportarlo anche nella vita vera, quindi uno il fallimento sportivo lo porta anche fuori dalle competizioni. Prova a pensare a un bimbo che prende un brutto voto a scuola. Prenderà un 4 in matematica, molto spesso si identifica con quel 4. Io valgo 4, in realtà no, è la performance che vale 4. Cioè, magari è sbagliato quella performance lì, ma poi nella vita sei una persona splendida e molto capace. Un altro effetto negativo è che non riesci neanche a concentrarti su quello che sai fare bene, no? La cosa che sai fare bene la perdi di vista, perché appunto hai questo... Questa ruminazione su questi pensieri negativi non ti permettono di poi farla esattamente quella performance lì. Quel bimbo che penserà di non essere in grado penserà a questo invece di pensare magari alle operazioni che ha da fare. Quindi l'autoefficacia alta è quello che dobbiamo perseguire, con i suoi effetti positivissimi. Assolutamente. L'autoefficacia alta ti permette di sapere le tue qualità, quindi sfruttarle al massimo per la competizione che sai fare, e riuscire a essere tranquillo nel farla, quindi abbassare la soglia d'ansia e vivertela anche molto meglio. Come nel mio caso, sono un drago a leggere la cartina, ma mi alleno poco, però io parto tutta bella convinta che tutti i bivi li prenderò. Assolutamente. E così avviene. Quindi con questa capacità qua riuscirai a sopperire ad altre mancanze. Alla mia mancanza fisica, confermo. Quindi ognuno di noi deve fare forza su quello che sa fare e puntare tutto su quello. Certo, sapere quali sono le tue caratteristiche e giocare con quelle. Chiaro. Pertanto innescare un'autoefficacia alta porta ad un circolo virtuoso che ha un sacco di benefici. Assolutamente sì, perché sentirmi capace di fare una cosa e sentirmi bene a fare quella cosa lì mi porterà ad avere più piacere nel fare magari quell'attività sportiva. Quindi fare quell'attività sportiva mi farà sentire bene, magari mi farà vedere meglio allo specchio o tutti i risultati che possiamo avere, quindi sarò più portato a fare quella cosa lì, sentirò più coinvolto e quindi tornerò in palestra. Quindi vedi che non si smette più. Non si smette più. L'autostima si alza. Quando pensi ai runner che vanno a correre sotto il diluvio universale, è quella cosa lì, perché loro trovano piacere nel fare quella cosa indipendentemente da tutto il resto. E torniamo anche al discorso del mantenimento che dicevamo nella prima puntata. Assolutamente. È difficile. È difficile innescare questo circolo, però una volta che l'hai fatto è andata. Quindi immagino che avrai tantissimi trucchetti per aiutarci a innescare questo circolo virtuoso, insomma, nel quale tutti vorrebbero trovarsi. Assolutamente. E che magari tutti stanno cercando di innescare, però serve un'altra puntata. Sì, direi di sì. Amici e amiche di Endu Channel, se avete commenti, dubbi, curiosità, scrivete qua sotto, io e Alessandra vi risponderemo. Se volete approfondire l'argomento e questi concetti importantissimi, andate su www.enduchannel.net. Alla prossima! Ciao!